E allora, bentornati in studio, continuiamo a parlare di Covid, continuiamo a parlare di lockdown generale, di questa ipotesi, di questo timore che aleggia un po'. Lockdown che può essere considerata, anzi è sicuramente l'estrema ratio, il provvedimento più temuto, perché se da un lato è sicuramente quello più efficace, dall'altro però è chiaro che un lockdown nazionale generalizzato dà un colpo all'economia del paese che non si sa quanto possiamo sopportare. Uno che autorevolmente dalla sua posizione ha preso le parti del lockdown nazionale invocandolo è il presidente dell'Ordine dei Medici Filippo Anelli, che noi abbiamo in collegamento. Buongiorno, dottor Anelli. Insomma, lei ha fatto un'affermazione piuttosto... Buongiorno a voi. Buongiorno, precisa, importante, ma insomma voglio dire anche forte, ecco, voglio dire. Lei ha detto bisogna chiudere tutto, punto e basta. Cosa l'ha spinta, cosa l'ha mossa, la preoccupazione, il che cosa? Ma guardi, sicuramente l'analisi dei dati dell'ultima settimana e soprattutto le esperienze riferite un po' dai colleghi in tutte le parti d'Italia pongono, come dire, una serie di riflessioni e anche una forte preoccupazione per quello che sta avvenendo. È certo che vedere queste immagini delle nostre strade, delle strade delle nostre città, delle piazze, dei lungomari così affollati vuole significare anche che quella comunicazione che il governo voleva fare agli italiani, cioè l'invito a rimanere a casa, è sicuramente, come dire, non è stata recepita nella maniera giusta. Oggi anche l'Istituto Superiore di Sanità continua a ribadire la necessità che i cittadini rimangano a casa, perché il livello dei tracciamenti oramai è diventato difficoltoso e quindi non c'è altra possibilità per bloccare l'evoluzione della pandemia se non quella proprio di evitare l'interazione fra le persone, cioè l'incontro fra le persone. E quindi questo è l'ultimo strumento che abbiamo, non ne abbiamo altri. E se noi prendessimo i dati dell'ultima settimana e li proiettassimo fra un mese, in maniera astratta così, senza l'interferenza di quelli che possono essere i provvedimenti del governo o addirittura l'andamento dell'epidemia, che potrebbe assumere anche una manifestazione di carattere esponenziale, noi avremmo dati che sono sicuramente molto preoccupanti. Dottore, è molto chiaro. Prego. È molto chiaro quello che lei dice, naturalmente bisogna stigmatizzare quello che si è visto senza dubbio questo weekend, perché l'affollamento sui lungomari, sulle spiagge, certamente è, come dire, una manifestazione di evidente irresponsabilità rispetto a quello che sta accadendo nel paese. Però insomma, prima ce l'ha spiegato l'infettivologo Cauda, no? Ci sono questi 21 parametri che tutto sommato l'analisi dei quali ci porta sostanzialmente, porta il governo alla decisione di affidare insomma delle fasce di colore a seconda del rischio di alcune regioni, e questo tutto sommato è un metodo scientifico che il governo si è dato, no? E allora, se capisco bene, lei dice che non vale la pena di rispettare questo metodo scientifico. Allora però io le chiedo, non ritiene che un'affermazione di questo tipo rispetto al metodo che si impone il governo contribuisce a creare maggiore confusione e quindi anche a che la popolazione, la gente, come dire, venga investita da una confusione che quindi porta magari anche a degli atteggiamenti irresponsabili? No, in realtà la questione è un po' più complessa, cioè nel senso che non si contesta le azioni di governo che sicuramente avranno effetto. La preoccupazione che noi medici abbiamo è che il lockdown così graduale ci porti ad arrivare a fine anno a sommarsi del Covid, quindi i nostri casi, con quelli dell'epidemia influenzale. Ora, sin da ora già ci sono criticità negli ospedali
perché ogni posto che viene, no, per il Covid, per i malati Covid, è sottratto all'assistenza normale. E noi a fine mese dovremmo avere una saturazione di quei 5.000 posti di rianimazione che erano fino a maggio scorso la dotazione che l'Italia si era data in maniera ordinaria, poi per fortuna il governo l'ha raddoppiata, anzi l'ha aumentata del 110%. Insomma, la nostra preoccupazione in realtà è quella di accelerare una riduzione della curva per non arrivare a gennaio con l'epidemia influenzale, dove gli unici ad essere curati saranno i malati di malattie infettive e tutti gli Dottore altri avranno, come dire, una difficoltà che già è evidente. Anelli, le facciamo vedere adesso un servizio che viene da Ottone in provincia di Piacenza, un comune il cui sindaco, per salvaguardare i propri cittadini, ha preso in autonomia una iniziativa particolare che ha fatto discutere. Vediamo allora insieme questo servizio di Carlotta Ricci. Più protetti siamo e meglio è. Qui ci sono persone, se prendono il Covid, questo lo dico da medico, se prendono il Covid non lo superano. Ottone, Appennino Piacentino, circa 10 km dalla Lombardia, 10 dal Piemonte e 4 dalla Liguria. Una popolazione composta per due terzi da persone sopra i 65 anni. E così il sindaco ha piazzato delle barriere di cemento chiudendo di fatto due dei tre ingressi al paese. 500 abitanti, zero contagi e tante seconde case. Per far sì che non ci siano infiltrazioni da parte di soggetti non autorizzati, provenienti magari dalle regioni a più alto rischio Covid nel comune. L'ingresso principale è sorvegliato dalle telecamere, controllate per ora dall'amministrazione comunale. Insomma, se arriva qualcuno dalle vicine zone rosse, rischia l'identificazione e la denuncia. Noi abbiamo solo quattro carabinieri che devono controllare 127 km di strada e 32 frazioni. È ovvio che il territorio è molto vasto, quindi cerchiamo in qualche maniera di sopperire con questa situazione. Un'iniziativa che ha incontrato il favore della popolazione. La protezione certamente che fa piacere, quello sì, non c'è dubbio. Ci stiamo attenti già per conto nostro, ecco. Sono giovane, però io ho paura di prenderlo più che altro per la mia famiglia e soprattutto anche per il paese. Premunirsi un filo di una sicurezza un po' superiore, diciamo. Ma ha anche provocato qualche mal di pancia. Qualche proprietario di seconda casa minaccia di non pagare l'IMU. Nessun problema, risponde il primo cittadino. Si pagherà all'Agenzia delle Entrate e con la mora. Dottor Anelli, ha visto, queste sono iniziative che sorgono in giro per il paese, però le vorrei domandare, le chiedo una risposta rapida perché abbiamo poco tempo. Ha parlato col ministro Speranza, cioè il confronto col ministro Speranza c'è stato? Beh, ci siamo sentiti con il ministro Speranza, anche perché come dire, il rapporto con il ministero è quasi quotidiano. Niente, il ministro sostanzialmente con delle preoccupazioni dei medici, però esprime fiducia nei provvedimenti del governo, che il governo ha adottato. Continuo a ripetere, questa settimana sarà cruciale, vedremo un po' come saranno i fatti, però io comprendo l'azione di governo. Continuo a ripetere che la povertà si correla con l'aumento delle malattie, quindi capisco il disagio sociale, però è quindi l'azione di governo che dovrebbe essere di supporto per le categorie maggiormente compromesse sul piano economico da azioni di questo genere, però penso che sia doveroso che noi medici diciamo come stanno le cose e chiediamo, insomma, perché la preoccupazione che noi abbiamo è quella di assistere tutti gli italiani, Certo. Covid e non Grazie, Covid. dottor Anelli. Grazie. Purtroppo la precarietà del collegamento Sì, ha non reso, ci ha fatto, sì. diciamo, un po' più difficoltoso, però insomma l'importante è aver raccolto anche questa posizione che riteniamo sia una posizione importante. Però insomma, a prescindere da quello che succederà, lo abbiamo visto prima
con la nostra Claudia Antinoro a Venezia, ed è lì che torniamo. Ci sono però le persone che, a prescindere da quello che accade, stanno prendendo delle decisioni considerando, diciamo, l'andamento soprattutto dell'economia. Claudia, siamo da te, e con chi sei? Presentaci i tuoi ospiti. Sì, Monica, Marco, come vedete, sedie accatastate, saracinesche abbassate dei caffè storici di Piazza Venezia, di Piazza San Marco, scusate. Io sono con Antonio Camali, che è dell'associazione Piazza San Marco. Buongiorno. E Kim Serandrei, che è il proprietario di un albergo. Buongiorno. Lei diceva che è come se foste voi già in lockdown. Venezia non è in lockdown, ma la maggior parte delle attività commerciali in Piazza San Marco hanno deciso di chiudere, perché, come giustamente appena avete confermato, questa sarà una settimana cruciale. E quindi molto probabilmente abbiamo pensato che forse, chiudendo e aspettando un po' gli esiti di questo sviluppo del Covid, ci possa aiutare a capire cosa sarà di noi a dicembre. Quindi ci teniamo a poter essere pronti a ripartire, però lo dobbiamo fare in sicurezza. E quindi molte attività, forse la maggior parte, non apriranno almeno per 10 giorni. Lei ha deciso, anzi è stato costretto a chiudere il suo albergo ieri? Sì, esattamente. In realtà la decisione sarebbe quella di restare aperti, ma non avendo clientela, ovviamente vivendo di turismo, siamo stati il motore dell'economia di Venezia. Il motore dell'economia di Venezia, siamo stati, tra virgolette, obbligati a chiudere, insomma. Ecco, dipendenti. E i dipendenti, chiaramente, sono tutti in cassa integrazione. Ecco, Claudia, questa è la fotografia che ci arriva da Venezia. Grazie per queste testimonianze che ci racconta che è un paese che sta cercando di reagire, ma che evidentemente deve, costretto anche a prendere delle decisioni difficili. Adesso